lunedì, mancano 4 giorni a Napoli, Torino, 3 giorni, anzi parleremo dei nuovi arrivati, di chi se n'è andato. Lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre il nostro mantra, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Mario Palligiano in regia. Mercoledì 28 di settembre, tra 3 giorni si torna a giocare al Maradona Napoli-Torino, saranno almeno 40.000 gli spettatori, sale la febbre dei napoletani per questo Napoli. Ieri abbiamo appurato attraverso un sondaggio che sono i risultati ad aver creato questa grande euforia, questo grande entusiasmo attorno al Napoli di Spalletti, più che il gioco, che è certamente migliore dell'anno scorso, oppure la simpatia, la freschezza di questa squadra. 0816363663 per le vostre telefonate, telefoni sempre aperti sino alle 13, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Francesco Marolda in apertura. Francesco, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Allora, io insomma vorrei subito improntare il discorso su alcuni temi, a uno in particolare che è stato lanciato per esempio da Ivan Zazzaruni l'altro giorno al Bello del Calcio, il quale ha detto: io non rimpiango assolutamente Insigne, per me Kvaratskhelia ha fatto meglio di lui, con Insigne il Napoli non ha vinto nulla, ha detto. C'è un altro dato, la Gazzetta dello Sport questa mattina invece titola: oggi non esiste un tifoso a Napoli che scambierebbe Kim con Koulibaly. Allora voglio capire, Kvaratskhelia è arrivato al posto di Insigne, Raspadori è arrivato al posto di Mertens, Kim è arrivato al posto di Koulibaly, Simeone al posto di Petagna, Ndombele al posto di Fabian. Diciamo, abbiamo ricostruito tutte le caselle in uscita e in entrata. Voglio capire, tutti questi calciatori nuovi non stanno assolutamente facendo rimpiangere i big che sono partiti, Ciccio? No, per adesso, escluso Ndombele, devo dire che gli altri hanno evitato che ci fossero impianti per i partenti. Su questo non vi è alcun dubbio. Questo è un dato positivo della campagna acquisti del Napoli, il merito del Napoli sicuramente, ma anche merito dell'allenatore che li ha messi insieme e dei giocatori che sono venuti a Napoli con grande entusiasmo e che probabilmente, essendo giovani e volendo vincere qualcosa, hanno più entusiasmo e più voglia di chi aveva raggiunto ormai l'apice della carriera e forse si era anche rassegnato a non vincere più nulla da queste parti. Ecco, apriamo subito i telefoni allo 0816363663, c'è già Pino in linea. Pino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e buon lavoro e complimenti per la trasmissione. Volevo dire una cosa. Grazie Pino. Ma Calabria e Tonali adesso stanno bene, possono giocare contro l'Empoli se non sbaglio. Ma è questa fregatura che Mancini non deve convocare più queste persone. È uno schifo. Va bene, insomma Pino è stato categorico. Solleva un problema molto importante, che è quello del rapporto tra la nazionale e il club, ovvero tra la federazione e la Lega. Questo è un elemento importantissimo che meriterà molto molte riflessioni da parte della Federcalcio, perché poi alla fine non possiamo lamentarci per non essere andati al mondiale per 2 volte di seguito se abbiamo troppi stranieri e se addirittura gli italiani rifiutano la nazionale oppure fanno di tutto insomma per tornarsene prima a casa. 0816363663, entriamo nel dettaglio. Francesco Marolda, Kvaratskhelia cosa ha più di Insigne e cosa ha meno di Insigne? No, anche con Zazzaroni io non ero d'accordo, perché secondo me non si può fare un confronto, si può fare sulla linea generale soltanto per il posto che occupa in campo di esterno sinistro, ma sono due calciatori estremamente diversi. Insigne è un giocatore che si mette più al servizio, si è messo al servizio della squadra facendo spesso l'assist man, facendo il trequartista e andando a segnare quando poteva, mentre invece il Georgiano è uno che gioca dalla metà campo in su, che la fase difensiva non la fa, è uno che salta benissimo l'uomo, che ti dà la superiorità, ma che deve crescere ancora perché deve mettersi al servizio della squadra. Adesso è più al servizio di se stesso che della squadra, pur essendo un potenziale campione. Michele al telefono 0816363663, buon pomeriggio Michele.
Buon pomeriggio a voi. Allora, io non trovo giusto questo paragone, perché è ancora prematuro parlare di, diciamo, di aver dimenticato quelli comunque hanno fatto la storia di Napoli per alcune partite, per altre hanno fallito, insomma, però comunque ci hanno dato soddisfazione. E secondo me complimenti sempre a Giuntoli e anche ai ragazzi che comunque si sono inseriti in un contesto velocemente, senza dover rodare prima di tanto tempo come ci ha impiegato forse qualcuno, e qualcuno invece non c'è entrato proprio negli schemi del Napoli inizialmente. Però comunque secondo me un paragone, insomma, Koulibaly ci ha dato tantissimo. Insigne altrettanto, da non dimenticare la partita col Dortmund, da non dimenticare la partita con Liverpool, ci sono partite che hanno fatto, diciamo, ci hanno fatto godere, ci hanno fatto proprio arrivare a, insomma, come si fa a rinnegare certe situazioni? Io questo non lo trovo proprio giusto. Va bene, grazie Michele, parleremo di questo ancora. Devo dire che da Kvaratskhelia a Insigne vorrei parlare di Raspadori Mertens, perché è l'altra coppia, diciamo così, della staffetta che si è venuta a creare in quella zona del campo. Mertens nell'ultimo anno ha segnato un gol ogni 130 minuti più o meno, quindi una buona media sicuramente. Raspadori ne ha segnati due su 400 minuti netti in cui ha giocato nel Napoli, quindi uno ogni 200 minuti. Poi ha segnato in nazionale due reti. Quest'amico scrive: non scherziamo, Raspadori non è ancora nemmeno l'unghia di Mertens. C'è qualcuno che però avanza ipotesi diverse su Raspadori rispetto a Mertens. Mertens, peraltro, dobbiamo dirlo, è stato premiato ieri al premio San Gennaro di Radio Marte di Gianni Simeoli al Teatro San Ferdinando. Ha anche intervenuto in diretta con la moglie Kate, ha detto che tornerà a Napoli. Insomma, è un figlio di Napoli e tale resterà per sempre, caro Francesco. Ma Raspadori come crescerà secondo te? Raspadori ha la sua grande vantaggio di essere molto giovane, ma prima che, sono d'accordo con il radioascoltatore di prima, mi ha mandato il messaggio, prima di arrivare ai vertici di Mertens ne dovrà fare di strada e di gol. Mertens è il giocatore in assoluto che ha segnato più gol nella storia del Napoli. Sì. Quindi paragoni non se ne possono fare, diciamo. No, ma non se ne possono fare assolutamente, sarebbe ingiusto anche per Raspadori fare dei paragoni adesso. Per Raspadori ha invece un problema molto più immediato, che non è sicuramente il paragone con Mertens, ma quello di trovare un posto nel Napoli. E in questo Napoli, con il Napoli che gioca con il 4-3-3, per Raspadori non c'è posto. Per far trovare posto per Raspadori o deve mancare qualcuno, oppure bisogna cambiare modulo con il 4-2-3-1 o un 4-4-2, che ovviamente Spalletti non farà mai. Per questo Spalletti, secondo me, con le alternative di qualità che ha il Napoli quest'anno, diventa decisivo. È un grandissimo vantaggio. Il grande vantaggio è quello di avere pronti a entrare in campo poi giocatori che si chiamano Raspadori, che si chiamano Simeone, che si chiamano Juan Jesus, Ostigard o Lela. Ciccio, grazie per essere stato con noi e a presto. Grazie a Francesco Marolda. È stato un piacere. Piacere sempre tutto nostro, caro Francesco. C'è Alfredo Maiorano adesso in regia, noi voliamo in pubblicità. Forza Napoli sempre, torna tra pochissimo con i telefoni ancora aperti allo 081 63 63 63 e ovviamente altri interlocutori del mondo del calcio. A tra poco. Rieccoci in diretta per Forza Napoli sempre, il nostro mantra dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì qui su Radio Marte. Tra tre giorni si torna a giocare, c'è Napoli-Torino, non ci saranno Osimhen e Politano, che però stringono i denti, accelerano le operazioni di recupero e potrebbero essere già disponibili per martedì ad Amsterdam nel match di Champions League con l'Ajax, sia Osimhen che Politano. Insomma, il Napoli recupera tutti per questo rush finale, vi ricordo 12 partite tra campionato e Champions League fino al 12 di novembre in 42 giorni, una gara ogni 3 giorni e mezzo, e questo il netto, senza più pause, senza più stop. Certamente un tour de force importante prima della fine del torneo di apertura, poi ci sarà la pausa per il mondiale. Quindi il Napoli potrà ricaricare le pile e prepararsi alla clausura che comincerà a gennaio.
Vedremo tutto questo. 0816363663 per intervenire in diretta in Forza Napoli sempre, telefoni sempre aperti, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Massimiliano Gallo, il direttore del napolista.it. Massimiliano, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti. Allora, Ivan Zazzaroni dice: non rimpiango Insigne, non ha vinto nulla col Napoli, meglio qua Kvaratskhelia l'altro giorno. Oggi leggo sulla Gazzetta dello Sport, non c'è un napoletano che scambierebbe Kim con Koulibaly. Possibile che nel giro di un mese siano cambiate le tendenze in questo modo così deciso? Vabbè, insomma, il tifoso è mobile. Cosa c'è di vero in tutto questo? Ma c'è che c'è stata una eccessiva sottovalutazione dei calciatori arrivati e della campagna acquisti del Napoli, e una altrettanto eccessiva sopravvalutazione dei calciatori che sono andati via, soprattutto per quel che riguarda Insigne e Mertens. Koulibaly è già un discorso diverso, perché è un calciatore che è andato al Chelsea, anche se l'ultima partita si è accomodato in panchina in Champions. Però secondo me, perché è stata eccessiva la protesta dell'estate e anche completamente fuori luogo, adesso probabilmente c'è la reazione opposta, anche perché i calciatori che sono arrivati, su tutti Kvaratskhelia e Kim, hanno dimostrato di essere dei calciatori validi. Resta lì, andiamo da Manuel che ci ha chiamato allo 0816363663. Manuel, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buongiorno. Due cose veloci: su Koulibaly non sono tanto d'accordo, perché Koulibaly, cioè, Kim sarà sicuramente bravo, ma Koulibaly c'è un altro livello, quindi magari speriamo che arrivi ai livelli di Koulibaly. Su Insigne sì, perché Insigne erano già due anni che non saltava più l'uomo, quindi finalmente adesso abbiamo sulla sinistra un giocatore che salta l'uomo. Io avevo fatto un attimo la telefonata a Gianluca perché volevo anche con il tuo aiuto denunciare un episodio, nel senso, io sono abbonato, fortunatamente il calcio Napoli ha pensato agli abbonati per la trasferta dell'Ajax per i biglietti, certo, e quindi ha fatto una prelazione. È già tutto pieno, 2600 posti, sì, già polverizzati. No, però ascolta, non è tutto pieno, è un pieno fittizio, ti spiego perché. Io abbiamo fatto un viaggio, io e mio cugino abbiamo prenotato, io abbonato e mio cugino no. Mio cugino lunedì si è collegato sul sito dalle 10:01, diceva già tutto chiuso, tutto esaurito, fino alla sera a mezzanotte. Okay. Però guarda caso, no, questo è il punto più importante, Gianluca, guarda caso ti faremo un esposto anche alla società del Napoli. Se chiami a qualsiasi agenzia di viaggio che Napoli ha elencato nel suo sito, hanno i biglietti loro in mano. È ovvio, perché allora, hanno dato i pacchetti e quindi No, scusami. Va bene, grazie Manuel. Allora, è ovvio, il Napoli ha riservato dei biglietti a chi vende il pacchetto con il viaggio inserito. Mi sembra una cosa ovvia, caro Manuel. Purtroppo non è che ci sono tante cose da dire, no? Sei d'accordo, Massimiliano? Non è uno scandalo, nel senso che il Napoli avrà riservato una quota di biglietti a chi? Alle agenzie di viaggio a cui è legata, che hanno organizzato dei pacchetti. Tutto qui. Nando al telefono, buon pomeriggio. Salve, volevo dire, solo i giocatori impegnati nel prossimo mondiale del Napoli, quando ne sono? Allora, sono sei, sono Mario Rui, se verrà convocato, quindi col Portogallo, Oliveira con l'Uruguay, Kim con la Corea del Sud, poi c'è Anguissa con il Camerun, Zielinski con la Polonia e ce n'è un altro che adesso mi sfugge, ma comunque ve lo dirò tra pochissimo. Grazie Nando, sono sei comunque. Sono sei. Torno da Massimiliano Gallo. Massimiliano, cos'ha Kvaratskhelia più di Insigne secondo te? Guarda, secondo me ha tanto più di Insigne. Io non amavo Insigne, ma non è una cosa contro Insigne, è un calciatore più forte. Insigne era un calciatore di sistema, molto bravo tecnicamente, quindi sia nello stop sia in determinati assist e anche è Lozano, è il sesto giocatore col Messico. Kvaratskhelia è uno che può diventare uno dei più forti calciatori europei dei prossimi anni. È un'ala, è un attaccante, perché questo è uno che salta l'uomo con facilità, tira bene in porta. Non sappiamo neanche, insomma, potrebbe anche diventare un centravanti, un attaccante. È un calciatore completo, più completo di Insigne, perché come entra Insigne poi è stato tutta la carriera a Napoli, si chiamava Napoli,
ma fondamentalmente perché insomma, non è che abbia avuto grandi offerte. Caraschelli è uno che starà a Napoli uno, forse due anni, dopodiché andrà in una grande squadra europea. Quindi non è che Insigne non era forte, Insigne è un ottimo giocatore, Caraschelli è più forte. E invece Raspadori Mertens, è chiaro che il paragone lo facciamo soltanto perché quella è la casella di chi è uscito e di chi è entrato, per carità. Raspadori è giovane, Mertens resta il bomber numero uno della storia del Napoli con 148 gol, peraltro ieri sera premiato al San Ferdinando, al San Gennaro Award di Radio Marte e di Gianni Simioli, si è anche collegato in diretta insieme alla moglie Kat ed ha promesso di tornare a Napoli. Insomma, però Raspadori sta crescendo, il nazionale assegnato è stato decisivo anche col Napoli in campionato, ha regalato tre punti importanti contro lo Spezia, è un giocatore che potrà essere molto utile e che Spalletti dovrà gestire con intelligenza. E guarda, l'esplosione in nazionale di Raspadori da un lato conferma l'ottima campagna acquisti del Napoli, dall'altro crea secondo me qualche problema. A Spalletti dici? Perché non è più la stessa cosa adesso tenere Raspadori in panchina. Che Raspadori ha giocato partito titolare in Champions mai e partito titolare in campionato varie tre volte, di cui una volta è stato sostituito dopo 45 minuti. Adesso è considerato il salvatore della patria, il nuovo centravanti della nazionale. È un giocatore per certi versi strano, perché è difficile stabilire quale sia il ruolo di Raspadori, però certamente lui il meglio di sé lo dà in area di rigore. Quindi secondo me Mertens era più forte palla al piede, perché tecnicamente credo che Mertens insomma fosse più forte di Raspadori. Certo, sì. In area di rigore però, come rapidità di esecuzione in area di rigore, Raspadori è bravo. Bravo, lui è uno anche al limite dell'area, che riesce in un attimo a stoppare il pallone e scoccare il tiro verso la porta avversaria, ma sì, in un attimo, e sono qualità che pochi calciatori hanno queste. Sì, lui ha una rapidità di esecuzione straordinaria e quindi è uno che dà il meglio di sé in area, tant'è vero che lui, io credo che tutti i gol li abbia segnati in area di rigore. Mentre Mertens è uno che sapeva tirare, insomma, sapeva fare tante più cose. Però nello specifico in area di rigore Raspadori è molto forte. Ma tu dici, però, scusami, questo interrogativo che lanci non si sposa poi con l'equilibrio al centrocampo che ha trovato Spalletti con Anghissà, Lobotka e Zielinski, che sono certamente la garanzia numero uno in questo momento del gioco del Napoli e anche dei risultati. Cioè, cambiare questo trio in mediana con le posizioni che ognuno di loro, di questi tre, ha assunto, diventa complicato. E Raspadori dove lo metti? Allora guarda, è il problema delle grandi squadre, perché il Napoli secondo me è una grande squadra, fino ad oggi è stato raccontato anche da Spalletti come la squadra giovane, inesperta, che doveva farsi le ossa, e infatti viene considerata la sorpresa. Il punto è che non è più, oggi non può essere più considerata così, col centravanti della nazionale, con il giovane più forte in Europa, parlo di Caraschelia. Come l'hai definito, il giovane più forte in Europa? È uno dei più forti, certo, in Europa, sì. Insomma, questo ha portato la Georgia a vincere il proprio girone di Champions League, 5 vittorie e un pareggio. C'è un giocatore forte, molto forte, che oggi può valere già una sessantina di milioni. Insomma, a Liverpool se lo ricordano. Tornando a Raspadori, chiaramente Spalletti ha i problemi che hanno gli allenatori delle grandi squadre, avrà il problema di trovare anche una sistemazione a Raspadori, perché noi finora abbiamo giocato senza Osimhen nelle ultime partite. Certo. Poi quando tornerà Osimhen, cambieranno anche le critiche, perché lui Raspadori dovrebbe giocare insomma sotto punta. Quando poi Raspadori non segnerà, verrà sostituito al 70° minuto, Spalletti sarà criticato perché sacrifica il centravanti della nazionale. Non parlo che Spalletti fa bene o non fa bene, dico che però
sono cambiate le attenzioni su Raspadori dopo le ultime due partite della nazionale. E vedremo quale sarà il riverbero di queste nuove attenzioni. Nel frattempo grazie e salutiamo il napolista e il suo direttore Massimiliano Gallo. Buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie a voi Gianluca. Grazie a Massimiliano Gallo. Rientriamo in studio, ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Tra poco avremo un allenatore con noi, telefoni sempre aperti 081 6363. Ascolteremo anche le vostre opinioni su Kvaratskhelia Insigne, Raspadori Mertens, Kim Koulibaly, Simeone Petagnan, Ndombele Fabian. Cosa è cambiato nel Napoli? Chi è meglio e chi non lo è un po' meno rispetto a chi è andato via? Tra poco. In diretta, Forza Napoli sempre, il nostro mantra dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì, qui su Radio Marta. Gianluca Gifuni al microfono, Mario Palligiano in regia. Arrivano un po' di messaggi. Allora, qui nessuno vuole avanzare paragoni. Abbiamo preso spunto dalle parole di Ivan Zazzaroni, che non rimpiange Insigne, con il quale secondo lui il Napoli non ha vinto nulla. È un dato oggettivo, ha vinto delle Coppe Italia, delle Supercoppa. E invece Kvaratskhelia, insomma, sarebbe giocatore più importante di Insigne. Stamattina si legge sulla Gazzetta dello Sport, che dedica un pezzo a Kim, oggi a Napoli non si trova un solo tifoso che scambierebbe Kim con Koulibaly. Kim esalta anche chi gli gioca accanto, perché difende di reparto, a differenza di Kalidou, che rimediava a qualche svarione tattico con il suo strapotere fisico. Ascoltiamo un messaggio e poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo qui. Buongiorno Radio Marte, sono Peppe Fedele. Buongiorno Peppe. Cioè, vorrei capire chi è che dice che Kim è più forte di Koulibaly. Quando è andato via Koulibaly tutti quanti piangevano. Kim è forte, si è inserito bene, un bel giocatore. Ma non mi riuscimmo stronzate, per cortesia, che Kim è più forte di Koulibaly. Ma Olim, fermiamo Koulibaly, ne buoni più. Ma pensiamo che siamo primi in classifica, che è la cosa più importante. Forza Napoli, fino alla morte. Allora, poi la Gazzetta dello Sport oggi, a proposito di Kim Koulibaly, aggiunge: arrivato il coreano in estate nello scetticismo generale per sostituire Koulibaly, che non ha fatto rimpiangere il senegalese neanche per un secondo. Gigi Canni, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Perché sorride? Troppo bello il messaggio. Mi ha fatto sorridere il messaggio. Ah, il messaggio dell'ascoltatore. Ce ne sono tanti che arrivano. Troppo belli. Ma il tifoso è una roba unica, guarda. Il tifoso napoletano poi è quello di più. Quando parlate dialetto poi... Senti, Mr. Canne, ma questi paragoni, insomma, qui Kvaratskhelia Insigne, Ivan Zazzaroni l'altro giorno, insomma, ha fatto il paragone, ha preferito Kvaratskhelia. Oggi sulla Gazzetta, insomma, si legge che secondo quello che scrive la Gazzetta non c'è un solo tifoso che scambierebbe Kim con Koulibaly. Possibile che la tendenza tra i nuovi e i vecchi sia cambiata nel giro di un mese? Così tanto? Vabbè, sai, tifoso è così, tifoso, chi poi non conosce i giocatori... sai, Giuntoli negli ultimi anni ha dimostrato di essere un intenditore di calcio e di capire cosa serve in Italia. Adesso il nome lo dici tu, quello dell'ala sinistra. Kvaratskhelia. Ecco, non riuscirò mai a dirlo. È veramente, è stata una cosa eccezionale da parte di Giuntoli, trovare un giocatore così, perché noi nel futuro dobbiamo assolutamente tornare ad avere giocatori che dribblano l'uomo, soprattutto sulle fasce laterali. Quindi il Napoli ha fatto questa scelta eccezionale. Io ti dico questo, poi ti dico del difensore, ma Insigne io me lo ricorderò sempre, l'ho incontrato la prima volta, l'ho visto la prima volta a Pescara, no? Con Zeman. Ero estasiato per il dribbling, per quello che faceva, la fantasia tecnica, in questo senso. Invecchiando su tutti i profili era peggiorato. Parlo solo del dribbling, parlo solo di quello. Solo del dribbling. Non dribblava più, no, sterzava verso l'interno, però tornavano indietro, tutte queste cose che aveva perso, non lo so perché. Ma non è che dipende dagli input degli allenatori tutto questo? Certo, sono gli allenatori, ti sto dicendo questo perché i giocatori hanno queste qualità, questi giocatori devi lasciare liberi. Io poi ho fatto il difensore, quindi veniamo al discorso dello stopper. Anch'io dicevo che sostituire Koulibaly era una cosa molto molto difficile e sarebbe stato il problema più grosso forse che avrebbe avuto il Napoli. E invece non è così.
pista. Io i giocatori mondiali non è che li conosco tutti. Questo è un giocatore che diventerà uno dei più forti difensori al mondo, su questo non ci sono dubbi. Parla di Kim, si fermi un attimo perché c'è Tony al telefono. È un ascoltatore che ha chiamato allo 0816363. I telefoni sono sempre aperti. Tony, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, io però non volevo parlare di calcio, volevo parlare un attimo dei biglietti, quindi non so se va bene se entro adesso nella conversazione. No, puoi denunciare quello che allora, devi denunciare in 15 Gianluca, secondi, vai. Sì, quindi cioè, io volevo essere solidale con l'amico del che ha chiamato della con Manuel, di viaggio, con Manuel. Sì, perché è stato veramente uno schifo questa cosa dei biglietti. Io ho comprato 3 Fidelity Card per mettermi 2 figli. Io vivo a Londra, per me andare a vedere le partite di Champions è più facile che andarle a vedere a Napoli. I biglietti non sono mai stati in vendita, il che mi viene da dire, ma che le ho comprate a fare queste Fidelity Card? Cioè, il Napoli offre un servizio che non funziona. In più queste Fidelity Card costano 20 euro, ma te le fanno pagare da 35. Ci fanno sopra un surplus del 30% che non viene dichiarato. È veramente uno schifo. Io qua ho comprato le Fidelity Card per andarmi a vedere il Tottenham, l'Arsenal, il Chelsea, ed hanno un servizio totalmente diverso, c'è una tutela del cliente. Scrivete al Calcio Napoli attraverso email, ragazzi. Io questo è quello che vi posso suggerire su questo tema. C'è un problema sui biglietti di Ajax Napoli, mister Canni, perché insomma sono esauriti, sarebbero esauriti, ma qualcuno dice che non è così, no. E non si trovano, insomma. Non posso dire niente perché no, ma anche noi insomma possiamo dire poco. Senta, ma idea. Tra Kim e Koulibaly invece, al di là di chi non fa rimpiangere il passato eccetera, ma le differenze quali sono? Cioè, Koulibaly certamente era un mago nelle chiusure a palla scoperta, quando la difesa veniva superata, quindi riusciva a recuperare, quindi nei recuperi Koulibaly era imbattibile, però forse Kim è un po' più ordinato nelle operazioni di reparto. Ti dico subito perché ho avuto la possibilità nella mia carriera di avere giocatori di colore che sono fisicamente dei fenomeni, anche tecnicamente hanno qualità, hanno un difetto solo i giocatori di colore, che ogni tanto non riescono a mantenere la concentrazione per 95 minuti sempre allo stesso modo. È una cosa che non ce la fanno, ed è l'unico difetto che aveva Koulibaly, l'unico. Kim non lo so. Kim, hai detto giusto, è più ordinato, è più lineare, no? È più vicino a quello che ero io come giocatore, capito? E allora non te lo so dire, perché i giocatori vanno giudicati in minimo 2 anni. Vero. Senta, Canni, l'ha visto Raspadori in nazionale, è stato decisivo anche con il Napoli, adesso insomma che in nazionale si è messo in luce e ha regalato a Mancini la qualificazione alle Final Four di Nations League, Spalletti prima di toglierlo dalla squadra dovrà fare qualche riflessione in più o no? Allora, la squadra titolare, una cosa che non posso essere smentito, perché l'ho detta 2 anni fa quando era al Sassuolo e mi avevano chiesto, io ho detto c'è un giocatore che gli manca solo qualche centimetro d'altezza, ma ha una grande qualità, che non è quella tecnica perché ce l'ha, è che ha una personalità enorme. Un giocatore con una personalità così, così giovane, questo diventa un giocatore insostituibile. Oltretutto può giocare in qualsiasi ruolo, da metà campo in avanti parlo, chiaramente. Certo. Perché lui ha questo, sono quei giocatori che tu gli dici vai dove vuoi. Lui lo spazio lo trova, quello giusto, quello che serve tecnicamente, ha le qualità per poter fare tutto. Ho capito. Non ha il colpo di testa. Ho capito, ma secondo lei, nel momento in cui Spalletti ha trovato la quadra a metà campo con il trio Anghissà, Lobotka, Zielinski, che si sono posizionati in maniera adeguata e che sono certamente il punto vincente del Napoli di questa fase, Raspadori dove puoi metterlo? Perché poi ci sono le due ali. Ma guarda, hai le coppe, hai il campionato, ma tu devi avere il Napoli, la fortuna di quest'anno, la bravura, non la fortuna, perché è stato costruito così intelligentemente dal presidente aggiunto. Tu hai tutte queste cose e hai giocatori, non hai 15 giocatori come hanno la maggior parte delle squadre, 15-16 giocatori, ne hai 20. 20 che potrebbero giocare tutti. Simeone uguale, non credere. Certo, Simeone che certamente non sta facendo rimpiangere Petagna, tutt'altro. Ti sto dicendo che hanno costruito una squadra che ha grandissime possibilità di vincere lo scudetto, grosse
perché è arrivata alla pari dell'Inter e del Milan, secondo me. Va bene, mister Canni, grazie anche per questo auspicio che ci ha dedicato in chiusura di collegamento. Ci sentiamo presto e buona giornata. D'accordo. Grazie a Gigi Canni, grazie a Gigi Canni per questa chiacchierata, insomma si è capito. Caraschelle e Insigne, non mi sembra che ci siano grandi rimpianti da parte dei tifosi. Raspadori Mertens, con tutto il rispetto per Mertens che resta il numero uno anche nella storia del Napoli come gol, però Raspadori se la sta cavando anche lui. Kim non starebbe facendo rimpiangere Koulibaly. Simeone certamente non fa rimpiangere Petagna e Ndombele invece bisogna ancora aspettarlo, però potrebbe anche lui non far rimpiangere Fabian. Quindi diciamo che rispetto all'anno scorso, se non altro, tutti quelli big per i quali i tifosi si erano disperati dopo le loro partenze sono stati sostituiti sulla carta, anzi dopo, non sulla carta, perché sulla carta no, nella realtà di quello che stiamo vedendo sul campo in maniera più che adeguata, più che interessante. A tra poco, 0816363663 con Forza Napoli sempre per una grande chiusura, a tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, il nostro mantra dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Mario Palligiano in regia, 0816363663, telefoni sempre aperti. Ascoltiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ragazzi, vorrei esprimere un mio parere. Prego. Per carità, siamo può qui essere per anche un parere sbagliato, no, non lo metto in dubbio. I pareri sono condivisibili o meno. Come si fa? Cioè, voi siete giornalisti, no? Siete competenti, siete persone che fate notizie sportive. Cioè, come si fa a fare dei paragoni del genere? Cioè, spiegate a me, spiegatemi voi. Com'è possibile fare dei paragoni del genere? Mertens, Raspadori, Koulibaly, Kim. Non lo so. La vorrei essere spiegato da voi, no dai radioascoltatori, da voi che siete gli addetti ai lavori, voi siete giornalisti sportivi. Buongiorno, grazie della, buongiorno, della risposta. Buongiorno, siamo giornalisti, grazie. Non sportivi, poi impegnati anche nello sport. Allora, il paragone non c'è di base, strutturalmente, secondo le caratteristiche tecnico-tattiche dei calciatori, c'è soltanto un paragone scolastico legato ai ai tasselli che sono andati via e che sono arrivati al posto di chi è andato via. Per questo c'è, diciamo così, si crea questo connubio Kvaratskhelia Insigne, perché è in quel ruolo che gioca Kvaratskhelia quello che era di Insigne, Raspadori Mertens, perché in quel ruolo, quello di Mertens, che gioca Raspadori, Kim Koulibaly, Simeone Petagna e così via, Ndombele, Fabian. Tutto qui, il paragone è soltanto scolastico, diciamo così, legato ai ruoli, altro non c'è. Però poi quando Ivan Zazzaroni dice io non rimpiango Insigne, con il quale il Napoli non ha vinto nulla, meglio Kvaratskhelia, e quando stamattina la Gazzetta dello Sport scrive a Napoli non si trova un solo tifoso che scambierebbe Kim con Koulibaly, esalta Kim anche chi gli gioca accanto perché difende di reparto, a differenza di Kalidou Koulibaly che rimediava a qualche svarione tattico con il suo strapotere fisico, ma è evidente che fa capire che non difendeva di reparto Koulibaly a differenza di Kim. Insomma, c'è una discussione in atto, caro Tommaso Mandato, avvocato, intermediario anche di calciatori, operatore di calcio e diciamo così, realizzatore del Campus 3S, di cui parleremo tra poco. Tommaso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri amici marziani. Insomma, sentite il nostro amico, paragoni non se ne possono fare, però qui cominciano a farli. Ma io credo che così come sono stati fatti è giusto anche cercare di cominciare a valutare quelli che sono i nuovi arrivati. Io ritengo che praticamente ci sia state delle critiche giuste al momento opportuno nei confronti dell'operato della società quando ci sono state delle partenze eccellenti e non si intravedeva un eventuale futuro. E così d'altro canto ora ci deve essere una grande partecipazione e un grande applauso fatto alla società che ha operato, perché è andata a scovare dei calciatori prospettici che sicuramente... Allora, Kim ha fatto rimpiangere Koulibaly, sì o no? Sinora assolutamente no. Kvaratskhelia ha fatto rimpiangere Insigne? No, assolutamente. Ha fatto
chiaramente la citazione di due elementi che sono le sorprese non solo del Napoli ma penso della stagione dell'intero campionato. Dell'intero campionato. Resta lì Tommaso, resta lì. Michele al telefono 0816363. Michele, buon pomeriggio. Salve, buongiorno. Gianluca, volevo chiederti, al di là che sono felicissimo del cammino del Napoli per il momento, volevo chiederti, non è che abbiamo aggiustato la fascia sinistra e con un'unghia incarnita con Di Lorenzo riusciamo a mettere dei problemi nella squadra? In che senso a mettere i problemi nella squadra? Nel senso che non è la persona giusta per poter sostituire Di Lorenzo? Perché c'è Zanoni opinione, adesso. Lo so, ho capito, però Zanoni, voglio dire, non penso che sia una persona che potrebbe fare. Vediamo, Di Lorenzo è un giocatore, grazie Michele nel frattempo per aver chiamato, è un giocatore imprescindibile nell'economia del Napoli. Poi c'è anche Simeone, certamente non ha fatto rimpiangere Petagna, è un uomo gol a tutti gli effetti. C'è da aspettare Ndombele rispetto a Fabian. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp, poi torniamo da Tommaso Mandato, eccolo qui. Ciao Gianluca. Ciao, buongiorno. Grazie per l'elenco dei calciatori del Napoli che andranno ai mondiali, ma sarebbe interessante sapere anche le nostre concorrenti che donano ai mondiali. Vabbè, avremo quello tempo, sarebbe per una farlo, cosa simpatica. Pensa che andremo in onda per due grazie, mesi senza partire. Grazie se fai questa ricerca. Certo, lo faremo guarda, dal 13 novembre al 6 gennaio avremo tanto di quel tempo da dedicare a cose, diciamo così, come possiamo definirle, Tommaso? Statistiche, curiosità, insomma, collaterali, quasi futili. Saranno le trasmissioni dai futili motivi, ecco, quelle dal 13 novembre al 6 gennaio. 53 giorni molto lunghi. Quindi avremo tempo, cari amici, per fare tutto questo. Hai visto l'esploit di Raspadori in nazionale? Insomma, adesso diventa sempre più difficile toglierlo dalla formazione titolare per Spalletti, che quest'anno sarà l'uomo decisivo con le alternative che ha nel Napoli. Cioè, le sue scelte saranno decisive per l'evoluzione delle partite. Ma sinora diciamo anche il mister l'ha gestito bene, ha gestito bene chiaramente tutte le partite, forse l'unica in cui chiaramente non è arrivato il risultato è stata proprio quella in casa con il Lecce, ma del resto poi insomma il merito di questo exploit iniziale deve essere dato anche a lui, è stato bravo a inserire questi calciatori dei quali conoscevamo attraverso i video, attraverso il mondo internet, conosci un po' tutti, puoi anche andare a vedere anche i giocatori più sconosciuti. Quello che non conoscevamo e che chiaramente è stata una grande prova positiva, un riscontro positivo, è stata la loro possibilità di ambientarsi subito in un campionato completamente diverso e mostrare subito il loro valore. Questo va messo assolutamente in risalto. E uno di questi è anche Raspadori, perché non viene da un campionato diverso, ma viene da una provincia che è completamente diversa, dove al campo vengono 1000 persone a vederti, mentre a Napoli, al Maradona, si è abituato ai 30-40.000. Il ragazzo ha dimostrato di avere un grande carattere e oltre alle sue doti tecniche può fare molto molto bene. Ecco, mi rivolgo a Enzo Santoro, che dice: è ridicolo fare paragoni, mancate rispetto ai calciatori. A noi i paragoni li abbiamo fatti e l'abbiamo già chiarito soltanto dal punto di vista scolastico, cioè per chi è entrato e chi è uscito in quel ruolo. Poi abbiamo preso spunto da Ivan Zazzaroni, che ha fatto il paragone tra Kvaratskhelia e Insigne, e dalla Gazzetta dello Sport, che ha detto che ha scritto che a Napoli non si trova oggi un solo tifoso che scambierebbe Kim con Koulibaly, e quindi abbiamo cominciato a sviluppare questo discorso per capire che cosa ne pensate. Ciao Gigi. Gianluca, io credo che effettivamente, cioè, non si possa parlare di un paragone, perché i vari Mertens, i vari Insigni, i vari Koulibaly hanno restano fatto la storia. Restano insostituibili dal punto di vista di quello che hanno dato, ecco. Esatto, hanno fatto la storia, però è giusto guardare adesso al presente e possibilmente anche al futuro. Al presente ci dice che ci sono dei ragazzi che si stanno mettendo in grande mostra. Noi ci auguriamo tutti che chiaramente possano avere lo stesso cammino che hanno avuto i predecessori, questo è normale, ma non significa mancare di rispetto a quelli che hanno dato tantissimo al Napoli. E poi sai che il Napoli sta sviluppando il marketing anche in Corea del Sud, quindi in Asia attraverso Kim, e in Georgia attraverso Kvaratskhelia, perché in Georgia si vendono già le maglie del Napoli, cioè, insomma, è chiaro che questi sono elementi. È tutto collegato chiaramente a quelli che sono gli ottimi risultati che stanno arrivando, ed è chiaro che sono nazioni che vedono i loro idoli, i loro eroi catapultati chiaramente nel calcio che conta, e quindi c'è un grosso seguito anche sotto questo profilo. Giorgio scrive: ciao Gif, per onestà intellettuale, paragonando Koulibaly a Kim bisognerebbe tener conto di quello che oggi è il coreano
Allora, rispetto al senegalese al primo anno a Napoli, sicuramente Kim vincerebbe il confronto. Beh, Koulibaly il primo anno non era quello che poi è arrivato dopo. Ascoltiamo un altro messaggio, eccolo qui. Via. Ciao, buongiorno Gianluca. Ma il paragone non si può fare, pure Insigne c'ha la gioia e dolore. Certo. Lo stesso Koulibaly. Qua stiamo all'inizio, stiamo giocando bene. Lasciamoli giocare. Speriamo che ci porta qualche trofeo questo Napoli e poi ne parliamo. Pure Insigne e Koulibaly, due pilastri del vecchio Napoli, con Mertens e altri giocatori. Buona giornata e forza Napoli. Grazie caro amico. Allora ne ascoltiamo un altro, eccolo qui, eccolo qua caro Tommy, ne arrivano tanti. Ciao Gianluca, Paghi Web, Club Napoli, Poggiomarino con tutto coro. Salve. Ma continuare a lamentarsi che sulla destra non c'è il sostituto di Lorenzo è un falso problema. Di Lorenzo è uno che ha dimostrato che le gioca quasi tutte. Certo. Quindi chi vuoi che venga a fare la panchina di Lorenzo? Puntiamo su Zanoli. Che sul quale Spalletti crede, ha puntato e ci crede, e qua, facciamolo crescere sto ragazzo e magari ci sorprenderà anche lui. Sarà l'ennesima sorpresa come Kim e come Kvaratskhelia. Va bene, insomma c'è chi non vuole i paragoni. Gino scrive: le cose stanno così, che i sostituti stanno facendo benissimo e quindi va bene. Il calcio non ha memoria corta, non ce l'ha proprio, dopo 10 partite ora è meglio Kim. Quando andrà in Inghilterra, ci scrive questo amico, lontana anni luce per intensità e velocità e manterrà un rendimento come nella nostra mediocrità, allora sarà il migliore. Antonio ci scrive, insomma c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, come è giusto che sia. Nel frattempo noi ci rivolgiamo nuovamente a Tommaso Mandato, millesima edizione del Campus 3S che cambia però location, non più Rotonda Diaz sul lungomare, Piazza Municipio per la prima volta, Tommaso. Sì, non è la millesima ma è solo la decima. Vabbè, insomma, ho moltiplicato diciamo per l'ennesima potenza. Grazie. No, è chiaro, no, siamo contenti perché farne 10 non è cosa semplice. 10 alla terza. Esatto. E sì, c'è questa grande novità, ci spostiamo dal lungomare Caracciolo dove praticamente c'è, come sappiamo, un grande evento di tennis che si sta preparando e noi ci sposteremo a Piazza Municipio e siamo contentissimi di questa nuova location perché saremo nella parte nuova di Piazza Municipio dove già abbiamo fatto degli eventi e dove aspetteremo tutta la collettività, i nostri affezionati amici del mondo non solo dello sport, dello spettacolo ma soprattutto dei cittadini comuni per fare tante visite completamente mediche, completamente gratuite. E insieme chiaramente come il nostro format organizzeremo tanti eventi collaterali di sport, di cultura, di formazione, di presentazione libri e avremo tanti partner e chiaramente uno dei più importanti, forse sicuramente quello che da 10 anni ci segue e ne siamo onorati, è proprio Radio Marte con Paolo Setetirlo, il nostro indimenticato amico che continua questa grande tradizione. Dal 6 al 9 di ottobre, ma avremo modo di parlarne diffusamente, ci sarà anche una kermesse legata ai libri dello sport e quindi sarà molto interessante, oltre ovviamente alle visite diagnostiche di ogni tipologia con i tendoni medici specialistici che vi daranno gratuitamente la possibilità di farvi controllare, di fare prevenzione come sempre. Grazie a Tommaso Mandato per essere stato con noi, grazie al Campus 3S, dal 6 al 9 ottobre prossimi a Piazza Municipio a Napoli con grazie Radio Marte. Grazie a voi, Radio Marte, radio ufficiale della manifestazione. Grazie ancora. Grazie a Tommaso Mandato, siamo in chiusura. Grazie a Mario Parigiano per aver curato la regia. Finisce qui. Forza Napoli sempre. Grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso arriva Marte Sport Live con tutte le news a 3 giorni da Napoli-Torino. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.